Io sono un militante della Lega Toscana, ringrazio il movimento per dare la possibilità di esprimere alcune idee. Ho partecipato al tavolo sul federalismo, approvo il documento anche se ci sono state alcune modifiche che non condivido interamente da parte dell'ufficio di presidenza, e quello che vorrei sottolineare riguardo alla situazione della Toscana è che gli slogan e l'impostazione del movimento politico Lega Nord ha dei punti problematici su cui adesso non mi dilungo perché non c'è il tempo, per la realtà toscana. Io sono uno scienziato, non sono un politico, conosco i numeri, vi posso dire qualche numero. In Toscana il movimento della Lega Nord alle politiche prende l'1%. Mentre in Veneto ha preso il 12%, in passato ha preso il 34%, però ci sono movimenti politici che non nominano, che prendono in Veneto il 25%, il 20%, 2 volte la Lega, e in Toscana il 20%, 25%, 25 volte quello che ha preso la Lega alle politiche, con un'impostazione politica antisistema che in parte è anche quella della Lega. Ci sono movimenti che prendono, non li nomino nuovamente, dei voti stranamente proporzionali al PIL pro capite delle regioni. Ecco, questi movimenti in Toscana prendono un voto proporzionale al PIL pro capite della Toscana, che è quello padano. La Toscana, per molti aspetti, economicamente è una regione padana, ha gli stessi livelli di tradizioni civiche, gli stessi livelli di donatori di sangue, però non ha purtroppo una collocazione geografica nel nord, quindi la Toscana è per noi. Dobbiamo parlare a chi non vota Lega, che sono il 99% delle persone ora in Toscana, non è nord, e questo secondo me il movimento dovrebbe tenere presente. Quindi ci sono una serie di motivi, più che altro di tradizione civica, economica, per cui la Toscana è omogenea al resto del nord. La Toscana è autosufficiente, non prende all'Italia più di quanto dà. Quindi ci sono tutti i motivi perché possa votare un movimento che sostenga l'autonomia fino all'indipendenza dei popoli. Non c'è nessun motivo per cui la Toscana non possa votare un movimento come la Lega Nord, che vuole eliminare questi sprechi e il trasferimento indebito di risorse da nord a sud. Ci vuole, secondo me, una migliore comunicazione politica e tenere presente delle realtà diverse da quelle dove la Lega è più radicata. Qualche altro numero: gli abitanti della Padania dall'Emilia in su sono il 45% della popolazione italiana, la Toscana ha circa il 6,7% della popolazione italiana. Con la Toscana e con la Marche e l'Umbria superiamo il 50% della popolazione italiana. Questo è stato utile nel 96, quando una legge poco democratica richiedeva la raccolta di firme in un numero molto elevato di circoscrizioni, e per il quale la sola Padania non sarebbe stata sufficiente. Quindi il mio intervento vuole essere, allora approvo, non è il caso di proporre emendamenti dopo che l'ufficio di presidenza ha perfezionato la mozione del federalismo. Il senso del mio intervento è: richiedo una maggiore comunicazione e attenzione del movimento radicato oltre nella Transpadana, per le realtà che sono per tantissimi aspetti simili e interessate a essere integrate nella macroregione del nord, soprattutto economicamente, ma che culturalmente e anche geograficamente hanno qualche differenza. E questo può essere fatto sicuramente nell'interesse di tutti, senza danneggiare le prospettive di consenso del movimento nel nord.